Piazza News, l'informazione. Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. E auguri a tutti. Questa sera abbiamo consegnato il defibrillatore nel comune di Ginosa che si inserisce nel progetto Ribatti, un progetto cardine per le ACLI di Taranto che consente attraverso l'utilizzo dei fondi del 5 per 1000 di installare i defibrillatori in quasi tutti i comuni della provincia. Un progetto che si basa non solo sulla fornitura delle macchine ma anche e soprattutto sulla formazione del maggior numero di persone attraverso corsi sulle tecniche di BLSD e soprattutto poi si fonda sulla manutenzione continua dei macchinari che consentirà alle comunità alle quali noi abbiamo donato i defibrillatori di poter fruire sempre di macchine perfettamente efficienti. L'impegno delle ACLI continuerà anche per il prossimo anno, sempre attraverso la destinazione al progetto Ribatti dei fondi del 5 per 1000. E vi ringrazio per l'ascolto. Allora, grazie alle ACLI, in collaborazione anche con l'amministrazione comunale di Ginosa e dell'Academy, siamo riusciti a donare un defibrillatore alla comunità di Ginosa da parte delle ACLI, attraverso i fondi del 5 per 1000. Quindi esorto tutta la popolazione, quando fa la dichiarazione dei redditi, quindi a donare l'IRPEF, il 5 per 1000, che è molto importante perché può essere reinvestito nella comunità, come esempio questi progetti di utilità sociale, in modo tale che il defibrillatore viene utilizzato anche una sola volta per salvare una vita. Abbiamo fatto già tanto per il paese, quindi continueremo questa attività e realizzeremo anche altri corsi per il defibrillatore prossimamente, nonché cercheremo di riuscire a mettere un defibrillatore nella comunità di Ginosa Marina, in modo tale da poter far sì che Ginosa e Ginosa Marina diventi un territorio cardioprotetto. Intanto ringrazio l'associazione ACLI per il gesto nobile che ha fatto alla comunità di Ginosa, perché avere un defibrillatore nel centro del paese che possa salvare delle vite umane è una cosa molto importante. Come tutte le cose belle, devono essere preservate, conservate e rispettate. Un appello va a tutti coloro che sovente si aggirano sotto il porticato del comune, che non hanno la percezione, la consapevolezza dell'importanza di questo strumento che salva la vita, di rispettarlo e fare in modo che tutti quanti possano coadiuvare tutte le azioni che servono a tutelare l'apparecchio, perché è un apparecchio che salva la vita, non è un giocattolo. E se usato male può anche far male. Di conseguenza invito tutti i cittadini che spesso non sono attenti a queste problematiche a rispettare quello che è stato il gesto nobile dell'associazione e soprattutto quello che è la finalità e la conservazione del defibrillatore che ci è stato donato dall'associazione ACLI. Grazie a tutti. Questo è un defibrillatore, intanto buonasera a tutti, questo è un defibrillatore che è stato donato dalle ACLI per essere posizionato all'esterno in rispetto di quello che è il progetto di pubblico accesso ai defibrillatori, cioè la presenza di un defibrillatore a disposizione di chiunque lo sa usare e lo dovrebbe poi eventualmente usare in caso di emergenza, cioè in caso di arresto cardiorespiratorio. Di fatto è uno strumento molto importante ed è una vera e propria scatola nera che ha la funzione di registrare tutto quello che avviene nel momento in cui viene utilizzato. La sua funzione è quella di praticamente riconvertire un ritmo di fibrillazione ventricolare, ridurre praticamente la possibilità che questa fibrillazione ventricolare possa, diciamo, non essere più revertita attraverso il suo utilizzo. Lui agisce quando c'è un arresto cardiorespiratorio e c'è una fibrillazione ventricolare, dà una scarica elettrica che ha un valore diverso a seconda se si sta, diciamo, defibrillando un adulto o a seconda
se si sta defibrillando un bambino. La funzione è quella di resettare praticamente questo ritmo cardiaco, in modo tale che poi il cuore, dopo che ha ricevuto una scarica elettrica dal defibrillatore, possa poi ripartire e riprendere la sua attività, in associazione poi con la rianimazione cardiopolmonare. Quindi è uno strumento veramente importante che, grazie alla sua funzione e grazie alla rianimazione cardiopolmonare, permette il recupero di situazioni veramente drammatiche. Come potete vedere, all'interno poi del defibrillatore c'è un kit, praticamente un kit di emergenza, che poi potrebbe essere utilizzato dall'operatore che sta facendo una rianimazione cardiopolmonare. C'è una mascherina, una cosiddetta pocket mask, che ha la funzione di creare, diciamo, una barriera protettiva tra, diciamo, la bocca dell'operatore, dell'operatore BLS e la persona che viene soccorsa, per evitare appunto situazioni di contaminazione tra il soccorritore e la persona soccorsa. Poi ci sono anche delle forbici per poter eventualmente tagliare i vestiti, ci sono delle forbici. Poi ci sta anche la lametta. Questa potrebbe sembrare strano, però nel momento in cui noi dobbiamo applicare una piastra su un torace che è un torace villoso, peloso, insomma, e quindi bisogna creare, diciamo, una superficie glabra affinché le piastre del defibrillatore possano ben aderire, diciamo, sul torace e garantire poi, quando si dà la scarica elettrica, il passaggio della corrente elettrica in modo, voglio dire, omogeneo. E poi il defibrillatore, quando viene acceso, praticamente inizia diciamo, tutta una procedura, e l'operatore deve seguire attentamente la procedura consigliata dal defibrillatore. Ora proviamo ad accenderlo in modo tale che, ecco, vediamo, accendiamo così, ascoltiamo un attimo quello che ci dice. Iniziare a rimuovere tutti gli indumenti dal torace del paziente, se necessario tagliare gli indumenti. Quando il torace del paziente è nudo, rimuovere il coperchio di protezione ed estrarre gli elettrodi adesivi bianchi. Quando il torace del paziente è nudo, rimuovere il coperchio di protezione ed estrarre gli elettrodi adesivi bianchi. È chiaro che lui ora ripete sempre l'azione da fare finché l'azione non viene fatta. Certamente in questo momento ora non continuiamo nell'azione, perché altrimenti poi non stiamo operando in effetti in regime di emergenza. Questo fa capire come il defibrillatore praticamente conduce tutto il processo di gestione dell'emergenza, quindi dà degli ordini, bisogna attentamente seguire questi ordini, mantenere la calma ed operare secondo quanto dice il defibrillatore. Quindi i nostri corsi BLSD che noi proponiamo, svolgiamo, non fanno altro che portare la persona, il laico, cioè la persona non sanitaria o chiunque prende il brevetto di operatore, ad apprendere quelle che sono le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e ad utilizzare nel modo corretto il defibrillatore. Ritornando al discorso che abbiamo fatto nella presentazione di questo strumento, ci rendiamo conto quanto sia utile avere a disposizione un defibrillatore, quanto sia utile in una comunità creare la formazione, avere quanto più persone che siano in grado di saper fare le manovre rianimatorie e saper utilizzare il defibrillatore. Grazie. Io sono il dottor Monti Vito, sono pediatra, faccio parte dell'associazione Mediterranean Heart, che è un'associazione, è un centro di formazione della provincia di Taranto affiliata alla Salvamento Academy. Il nostro gruppo di istruttori fa formazione a tutti i livelli, insomma. A meno dei costi. In questo momento c'è la fase di posizionamento del defibrillatore, come vedete, in una teca, che è una teca, diciamo, esterna. Naturalmente è una teca che può essere comunque aperta, non è chiusa, non ha senso chiuderla, ed è disponibile nel caso dovesse esserci, diciamo, la necessità di utilizzarla. Ok, quindi mettiamo un piccolo, diciamo, una...
un piccolo sigillo che comunque sì, viene messo questo piccolo sigillo, ma che diciamo è ininfluente, perché si può tranquillamente aprire la teca e nel caso, diciamo, nel caso serva, poi viene tranquillamente utilizzato. Questo grazie, defibrillatore. Grazie a tutti. È molto importante questo defibrillatore, come abbiamo detto prima, perché agisce proprio nei primi momenti in cui si ha un arresto cardiaco. Ok, grazie di nuovo al sindaco, alle ACLI, a tutti quanti hanno partecipato. Grazie a tutti. Buona serata. Piazza News, l'informazione.